Io sono Marco Ansaldo, sono un inviato di Repubblica per le questioni internazionali. Avviamo questa seconda giornata del Festival di Limes sull'eredità dei grandi imperi, parlando di Turchia e parlando dell'impero ottomano. Però non possiamo ignorare l'attualità, anche perché veniamo da una settimana densa di eventi tragici, purtroppo, che hanno toccato la Turchia. Ieri mattina ero alla miniera di Soma, nei pressi di Smirne, dove, come sapete, c'è stata questa tragedia, che è la catastrofe del lavoro più grande avvenuta in Turchia, ed è stato con 300 morti, ed è un episodio, l'ennesimo, dopo le proteste dello scorso anno a Gezi Park e a Piazza Taksim per la difesa dal taglio dei 600 alberi del parco contro la costruzione e l'edificazione di un grande centro commerciale. E devo dire, quello di ieri mi è sembrato un ennesimo episodio che dimostra non soltanto la negligenza da parte dell'attuale governo, che è un governo conservatore con nette origini nette origini religiose, ma anche c'è un intreccio che molti osservatori trovano malsano fra politica e affari. L'AKP, il partito Giustizia e Sviluppo, è oggi sempre più considerato un partito troppo vicino al mondo imprenditoriale, a volte ai limiti della legalità, come le intercettazioni e le prove di corruzione che sono emerse nei mesi passati hanno dimostrato, e anche ai limiti della sicurezza, come i fatti della miniera di Soma e come gran parte dell'opinione pubblica internazionale ha rilevato. A me, devo dire, ha colpito molto in questi giorni in Turchia la reazione da parte delle autorità turche. Una reazione che è stata, devo dire, molto arrogante, perché ieri, ad esempio, proprio a Soma, e c'è sui giornali di oggi, c'è stata una sorta di repressione da parte della polizia nei confronti dei manifestanti, che erano in 10.000 anche accorsi a sostegno dei minatori e delle loro famiglie, a suon di cannoni ad acqua, e li hanno dispersi anche poi con pallottole di gomma. Però poi nei giorni precedenti avete visto anche in televisione, leggendo sui giornali, quel video e soprattutto la foto del consigliere politico del primo ministro Recep Tayyip Erdogan, che assesta un calcio, lui in gessato e cravatta, a un manifestante tenuto fermo da due soldati. Non solo, si sta discutendo su un altro video in cui Erdogan, il premier, è asserragliato all'interno di un supermercato. Questo accadeva 3 giorni fa a Soma, quando lui era andato a rendersi conto della situazione nella cittadina, e si vede Erdogan che alza la mano nei confronti della figlia di un minatore. Non si vede poi come si conclude il gesto, c'è chi parla di uno schiaffo, c'è chi parla di un pugno, le autorità dicono che invece non è successo niente, ma nei confronti della figlia di un minatore che, vedendo entrare in questo supermercato Erdogan contestatissimo e quindi circondato dalle sue guardie del corpo, dice: che cosa fa qui l'assassino di mio padre? Morale: la ragazza dice che ha ricevuto uno schiaffo direttamente da Erdogan. I video naturalmente dovranno chiarire, o comunque si dovrà cercare di capire com'è andata questa situazione. Un ragazzo accanto a lei è comunque finito pestato dalle guardie del corpo del primo ministro,
E poi c'è stato un altro episodio evidenziato dal video ancora ieri, in cui Erdogan, sempre in questo supermercato, ha una persona che lo contesta, dice vieni qui a dirmelo in faccia, figlio di un israeliano. Ora voi sapete, anche perché ne abbiamo parlato a Genova qua in questa sede più volte, i problemi forti che ci sono ultimamente, nonostante un'alleanza militare di qualche tempo fa solidissima, ormai vanificata, fra Israele e la Turchia. C'è però un fatto incontestabile che dobbiamo anche dire, e cioè il fatto che il 28 marzo scorso le elezioni amministrative hanno assegnato il voto e quindi il successo del risultato elettorale al Partito Conservatore Islamico, che nonostante le intercettazioni, nonostante le accuse di corruzione, veniva ritenuto da molti osservatori in calo, e invece così non è stato. Le politiche del 2011 lo davano al 49,9, Erdogan è arretrato in queste elezioni locali al 46,7, ma sostanzialmente ha tenuto e vinto. E ci troviamo anche adesso, devo dire, alla vigilia del primo anniversario di Gezi Park, la rivolta dello scorso anno, che è iniziata il 28 di maggio, mi sembra, ed è poi durata per 20 giorni, quindi potremo aspettarci un nuovo periodo caldo in Turchia. Credo che comunque in questo periodo nessuno nell'opinione pubblica internazionale farà più sconti a Erdogan, che viene, i cui gesti, le cui parole vengono puntualmente registrate, e dovrà rendere conto soprattutto di alcune questioni fondamentali, come la questione dei diritti umani, il rispetto delle minoranze, la tenuta della democrazia in Turchia, e aggiungerei anche la libertà di stampa. Anche perché, non so se tutti lo sanno, ma la Turchia oggi è il paese con più reporter, con più giornalisti in carcere al mondo, più di Cina e più dell'Iran. Io ho attualizzato molto la questione, anche per gli eventi di questa settimana, ma è chiaro che legheremo qui, durante questo panel, la questione attuale ha un discorso storico, come da titolo di questa conferenza, Turchia, il fascino perduto del neo-ottomanesimo. E quindi eccoci all'argomento di oggi, che affronteremo con i nostri ospiti. Al centro sarà intanto la politica estera del ministro degli affari internazionali turco, Ahmet Davutoğlu. A Genova ne abbiamo parlato diverse volte con grande attenzione. L'opinione oggi degli osservatori è che la politica di Davutoğlu, che è un professore, un teorico, forse grazie anche al temperamento di Erdogan, sia fallimentare, perché la sua teoria dello zero problemi con i vicini oggi è contraddetta dai fatti. La Turchia è forse un paese che ha problemi con tutti, forse meno oggi, basta guardare la carta geografica, meno con Grecia e Bulgaria, ma sicuramente se andiamo a ripercorrere i suoi confini vediamo l'Armenia, e tutti sappiamo che l'anno prossimo saranno i 100 anni di quello che gli armeni considerano Tukur, un genocidio, mentre invece i turchi ammettono i massacri ma non usano questa parola, e quindi questo diventerà un problema attuale che sarà interessante seguire. Tra l'altro Murat Belge, che qui a fianco a me è una delle persone più attente in Turchia a questa problematica. E poi, continuando, naturalmente ci sono problemi forti con l'Iraq, con l'Iran, con la Siria e naturalmente anche con Cipro. Allora, la domanda che ci porremo, a cui anche Alessandro Politi e Germano Dottori risponderanno insieme a me, è: se la Turchia neo-ottomana,
che sembrava costruirsi fino allo scorso anno il sogno di un impero diverso, un impero diverso ovviamente perché non sono più quegli anni, ma l'intenzione e la penetrazione della Turchia nei suoi vecchi territori è sicuramente stata forte da un punto di vista di influenza culturale, economica e commerciale. E quindi vedere se la Turchia tiene oppure se il paese andrà in qualche altra direzione che noi oggi non sappiamo, perché vediamo che c'è una freddezza consistente che aumenta tra Ankara e l'Europa, e quindi il discorso dell'ingresso della Turchia in Europa è un problema che anzi è attualissimo, perché i negoziati sono bloccati nonostante la Turchia sia un paese candidato. Tutti i paesi candidati prima o poi sono entrati e vedremo come andrà a finire con la Turchia. Bene, oggi abbiamo tre big, io lascerei la parola a loro, ve li presenterò di volta in volta. Inizio con il nostro ospite turco, che è Murat Belge. Io sono molto felice, devo dire, di avere Murat Belge a Genova, perché è uno degli intellettuali che ha molte anime, è uno degli spiriti più liberi e civili della Turchia. Un mese fa il premio Nobel Orhan Pamuk, il premio Nobel per la letteratura, che abbiamo ascoltato qui a Genova proprio 2 anni fa, mi ha parlato, parlando insieme, di Murat Belge. Ha detto: Murat Belge Benim Hoxha, è il mio maestro. Belge è docente di letteratura alla Bilgi University, la Sapienza turca, solo che la Bilgi è un'università privata. È traduttore di Joyce, di Faulkner, di Lawrence, di Dickens. È stato fondatore della casa che ha pubblicato tutti i libri di Orhan Pamuk, la casa editrice Iletişim Comunicazione, ma è anche uno storico. Il suo volume più recente è un ponderoso studio sui militari, sul militarismo in Turchia, e tutti noi sappiamo quanto sia forte l'importanza storicamente dei generali ad Ankara, direi diminuita soltanto adesso con l'arrivo del governo islamico, che ha ridotto il loro potenziale da un punto di vista politico, proprio per favorire l'ingresso del paese in Europa. Vi stavo dicendo anche che Belge è uno degli intellettuali più esperti e attenti alla questione armena. È uno storico che viene ospitato spesso a Yerevan. Devo dire di aver assistito anche a un episodio che poi si è trasformato tutto sommato in modo simpatico, perché ovviamente a Yerevan, nella piazza centrale, lui beveva insieme ad altre persone un bicchiere di vino e un armeno abbastanza acceso, sentito parlare turco, gli ha lanciato il bicchiere di vino sul vestito chiaro che aveva, e Murat, con grande nonchalance, ha risposto: lo porterò in lavanderia. Ha tentato di battezzarlo. Belge è anche critico cinematografico, non solo, ma è anche un gourmet, quindi si intende anche di cucina, e non è finita qui, perché una domenica sì e una domenica no, se non mi sbaglio, si trasforma anche in guida turistica sui battelli del Bosforo, per mostrare ai turisti l'Istanbul asiatica e l'Istanbul europea. E questo lo ricordo per aver letto qualche tempo fa un articolo del New York Times che riportava in prima pagina la foto di Murat Belge e di questa sua attività. Bene, gli lascio a questo punto molto volentieri la parola e buon ascolto a tutti.
Morning. Buongiorno. Well, we don't have simultaneous translation, but consecutive, so I will try to go on sentence by sentence, and my friend here will do the interpretation. Quindi, dato che non c'è una traduzione simultanea, c'è una traduzione consecutiva, quindi io farò una frase la tradurrà l'interprete. Let me start with the sort of historical background. Iniziamo dal punto di vista storico of this Ottomanist ideology in Turkey. Di questa ideologia ottomanista. It goes back to the establishment of the Republic. Va indietro a quando è stata istituita la Repubblica. Kemal Atatürk, who was determined to be the ruler of the country, quando si cercava di essere al centro, il ruler, il dominio del paese. And this could only be with the Republic in which he would be president. E questo poteva solo farlo diventando presidente della Repubblica. Because this was, you can imagine that this was an important case of legitimacy. Questo era un caso importante di legittimità. 600, over 600 years of the Ottoman Sultanate. C'erano stati più di 600 anni di sultanato. All of a sudden replaced by a republic, by some general with no notable family or aristocratic background. Improvvisamente sostituito da una repubblica con anche una presenza di generali. So for a long time during the 20s and the 30s. Quindi per lungo tempo, durante gli anni 20, 30, Ottoman history was suppressed. L'ottomanesimo, diciamo, era un po' soppresso. Turks in Central Asia, eccetera. I mean, this mythology came about. Ed è ritornata questa mitologia della Turchia al centro dell'Asia. Of course, the conservatives resented this. Naturalmente i conservatori non erano d'accordo. And they still do. E ancora questa è la loro posizione oggi. You can maybe trace two somewhat different trails of Ottomanism. Si possono forse individuare due linee distinte di ottomanesimo oggi. Turkey in general is a conservative. La Turchia in generale è una società conservatrice. With varieties of right-wing ideologies. Con una varietà di ideologie di destra. One of them is fascism, just una di queste è fascista, nel senso classico del termine. National Action Party of today. Con questo Partito Nazionale d'Azione di oggi. Yeah, the Grey Wolf Movement. Dei lupi grigi. They are interested in Ottoman history mainly because of the empire. Sono interessati, diciamo, nell'ottomanesimo soprattutto dal punto di vista dell'idea dell'impero, great military power, del potere militare. On the other hand we have the Islamists. Dall'altra parte ci sono gli islamisti, like some, in the present government, come nel governo attuale, including the Davutoglu, the foreign minister that Marco incluso il ministro degli affari esteri Davutoglu. You can define him as the most intellectual member of the cabinet. Che può essere definito come il membro più intellettuale del gabinetto. He is also an Ottomanist, but more interested in the civilizational aspect of. Anche lui è un ottomanista, ma più nel senso della civilizzazione. Which is of course immediately connected to Islam, the history of Islam. E che è naturalmente legato alla storia dell'Islam. At the time of Muhammad, the prophet of the Muslims, when he was in the city of Medina. Musulmani, riferendo a Maometto nella città di Medina.
trying to spread his new religion, che cercavano di diffondere la nuova religione, he'd come to an agreement with the non-Muslim Arabs and also the Jews. Aveva raggiunto un accordo con gli arabi non musulmani e con gli ebrei. This was an agreement on mutual toleration. Era un accordo di tolleranza reciproca. In Islamic history, this is known as the document of Medina. Nella storia islamica questo è noto come il documento di Medina. And so this is one of the sort of sources of inspiration for the modern present day Islamists and Ottomanists. E questa è una fonte di ispirazione per questo concetto moderno di ottomanesimo. In the Ottoman system, starting from the 15th century, even earlier, you can talk about a certain system. Partendo dal XV secolo, nell'ottomanesimo si può parlare di un certo tipo di sistema che era chiamato il sistema delle nazioni, secondo il quale tutte le comunità religiose che vivevano sotto lo stesso impero avevano una certa autonomia. They could profess their religion, they could have their own education the way they wanted. Language was free. Professavano la loro religione, potevano avere la propria istruzione, lingua, eccetera. They could be born and they could die according to their religion. Potevano nascere e morire secondo la propria religione. And marriage and inheritance, all these things. E tutte le altre, le eredità, eccetera. On one condition, to be absolutely loyal to the central state, politically. A condizione di essere assolutamente fedeli, da un punto di vista politico, allo Stato centrale. And the Turkish conservatives think this is a very advanced, a very progressive system. E i conservatori ritengono che questo sia una posizione molto progressista. I remember the time some 20 years ago when Erdogan, the present prime minister, was trying to get elected as mayor of Istanbul. Quindi mi ricordo circa 20 anni fa quando Erdogan, l'attuale primo ministro, cercava di essere eletto come sindaco. He was visiting the religious leaders of the non-Muslim communities living in Istanbul. Lui aveva preso contatti con tutti i vari leader delle diverse religioni non musulmane. He had seen the Armenian patriarch. E anche con gli armeni. And we were friends with the patriarch at that time. E noi eravamo amici, io ero amico con il patriarca all'epoca. Apparently he had gone and talked about this document of Medina to the patriarch. E aveva parlato col patriarca di questo documento di Medina. The patriarch was saying, well, he has sort of confused the century. E il patriarca gli aveva detto che aveva confuso un po' i secoli. If I am to be responsible for the crimes or whatever of Armenians, shall I start running a prison house? The basement of the patriarchate. E quindi diciamo qui c'era il discorso di questa responsabilità di allora legata alla posizione attuale. So I mean not everybody shares the belief that this is a very advanced and progressive system in the 20th or the 21st century. Non riteneva che fosse un sistema progressista per il 21esimo secolo. But the conservatives, some of the conservatives, although Ottoman history is actually very much forgotten, alcuni conservatori invece sono altamente promotori di questo sistema legato all'ottomanesimo. There is something magic about, you know, empire and grand.
grandeur and all these things. E vedono questa, hanno questa visione magica legata al, al vecchio impero. And today, of course, all our neighbors, all the neighbors of the Republic of Turkey, were once part of the Ottoman Empire. E naturalmente al giorno d'oggi tutti i paesi confinanti facevano parte un tempo dell'impero ottomano. So if you still have these sort of hegemonic aspirations, quindi se si hanno ancora queste aspirazioni egemoniche, which are camouflaged as sort of, you know, civilizational ideas, etc., camuffate sotto l'idea di una civiltà comune. And I think it is difficult for conservatives not to have such aspirations. Quindi è difficile per un conservatore non avere tali aspirazioni. And so Davutoğlu and many other intellectuals coming from the Islamist camp have this belief. E quindi molti provenienti dal campo islamico hanno questa visione. It is also part of their anti-Kemalism. Fa parte anche dell'antichemalismo. Personally, I'm not a Kemalist myself. Io non sono un kemalista. But that doesn't mean I'm an Ottomanist. Ma questo non vuol dire che sono a favore di questo ottomanesimo. And this Davutoğlu, you will remember, started with this. Where was it? C'era prima una diapositiva che ho visto che iniziando. Zero problem with our neighbors. Da questa diapositiva che diceva zero problemi con i nostri vicini. Zero is probably still there. Questo zero probabilmente esiste ancora. Zero good relations, you could say. Però si potrebbe dire zero buone relazioni. So it's very, very unsuccessful foreign policy going on. Quindi è una politica estera veramente di scarso successo. Poiché il governo conservatore è più preoccupato dei vicini musulmani, our relations with the Muslim neighbors are worse. I nostri rapporti con i nostri vicini musulmani sono ancora peggiori. Come diceva Marco prima, forse va bene con la Grecia e la Bulgaria, quindi, dato che non riusciremo a insegnare loro il vero modo per essere dei musulmani. But things are not wonderful with Iran, Iraq, Syria. Ma anche i rapporti con l'Iran, l'Iraq e la Siria non sono veramente idilliaci. And well, again, Marco mentioned the rather brusque character of that Erdogan, the prime minister, has assumed recently. E come ha già detto Marco, che ha evidenziato il carattere brusco che ha assunto Erdogan di recente. I think it started with Perez, wasn't it, in Davos, the famous one-minute episode. Diciamo che è iniziato in Perez. Con il presidente israeliano. So Israel is another big problem. Quindi l'Israele è un altro grosso problema. The prime minister is a problem. In realtà il primo ministro è un problema. And, as long as we have this mentality and this behavior, finché vediamo questa mentalità, questo comportamento, in power, al potere, the problems will continue. I problemi continueranno. Let me stop here, maybe. Io forse mi fermo qui, non so se volete aggiungere qualcosa.
Sì, lasciamo qui, diciamo, la prima parte dell'intervento di Murat Belghè, che ringrazio. Vediamo come i germi addirittura del fascismo, ma la storia la sappiamo bene, perché ci ricordiamo quello che è successo anche nel 1981 a Piazza San Pietro con l'attentato di un lupo grigio a Giovanni Paolo II, e vediamo anche quanto sia forte però nell'ultimo periodo, come diceva Belghè, il potere della parte islamista. Mi fa piacere che Murat Belghè abbia ricordato anche la grande tolleranza c'era all'interno dell'impero ottomano, a patto però naturalmente di una altrettanto forte fedeltà al centro. Al di là delle questioni attuali che abbiamo affrontato e anche degli accenni che ha fatto Erdogan, che ha fatto Murat Belghè su Erdogan, io a questo punto lascerei la parola ai nostri altri due relatori. Vi presento Alessandro Politi, innanzitutto, che è un analista politico e strategico. Ha scritto nella sua attività, che ormai data 30 anni, 12 libri, molti saggi, è stato un consigliere di istituzione ad altissimo livello nel settore governativo, ma anche in quello privato, parlamentare, universitario. Ha lavorato come ricercatore senior al Western European Union Institute for Security Studies di Parigi. È stato un pioniere italiano e internazionale dell'open source intelligence. Ha diretto l'Osservatorio Scenari Strategici e di Sicurezza di Nomisba e ha previsto nel 2006, un paio di anni prima, quindi la crisi economica globale. È un commentatore prolifico su BBC, ABC Australia, per la RAI, per TV 2000, la 7, Radio Monte Carlo, Radio in Blu, Repubblica TV. È partner senior di Claudio Bettiolen Partners Energy Linkages per la geopolitica nelle energie rinnovabili. È ricercatore senior del Centro Militare di Studi Strategici per il Monitoraggio Strategico dell'America Latina e inoltre è docente alla SIOI, la Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale di Geopolitica e anche di Analisi per la Link Campus dell'Università di Malta a Roma. E gli lascio volentieri la parola. Ringrazio prima, come dire, di sparire tra rossori e pudori. Volevo un attimo farvi un rapidissimo excursus di quello che la Turchia è stata fino a poco tempo fa e di quello che deve fronteggiare tra poco, usando due parole appunto, una inglese che vi spiegherò e una ovviamente di origine greca, che vedrete che cosa significa. Al momento sono anche direttore della NATO Defense College Foundation. Allora, scordiamoci per favore che ci sia un ordine mondiale. Non c'è più un ordine mondiale, né vecchio né nuovo. È finito. C'è invece un sistema di riferimento. È come un borsino delle valute. C'è una valuta di riferimento, il dollaro. E poi ci sono altri borsini politici che fluttuano intorno a questa moneta che comunque, come voi sapete, ha i suoi problemi e ha le sue frenate. In questo ordine le regole sono incerte, non c'è nessuno che abbia veramente voglia di guidare il mondo, come diceva Kupchan, siamo in un mondo di nessuno, no one's world, e ci sono degli equilibri fluidi. Quindi tutte le vecchie geometrie euclidee della politica, gli assi, i pivot, sono tutta roba che può tranquillamente andare via dalla finestra. Il G20 è l'espressione forse più chiara di questa, no, liquidità in cui noi viviamo. Gli stati non sono più i protagonisti. Gli stati sono sottoposti a un assalto finanziario estremamente serio, quello più visibile è proprio la cosiddetta crisi dell'euro,
o la cosiddetta crisi dei debiti sovrani europei che noi stiamo pagando in moneta sonante. Gli stati sono ancora statici perché sono delle piramidi, quello che conta sono le reti. E questo Erdogan lo ha capito. Io condivido tutta una serie di critiche che mi vedono, come dire, molto preoccupato per questa evoluzione o involuzione, diciamo, dell'arte del governo ad Ankara, però dobbiamo ricordarci che Erdogan è partito in un modo un po' diverso ed è stato anche visto in un modo un po' diverso non molto tempo fa. Noi viviamo appunto in un mondo che è un patchwork di reti. È un po' come le reti dei telefonini italiani. Prima funzionavano benissimo, adesso cade la linea, qui non si prende. Ecco, la stessa cosa avviene a livello globale. Questo permette, come dire, una molteplicità di rapporti, ma questi rapporti sono anche contraddittori e qualche volta hanno dei buchi neri. Questa è una carta che vi farò vedere molto brevemente, ma che vi fa vedere lo stato delle mafie mondiali, e come vedete il Mediterraneo ne ha almeno 3 o 4, tra Russia, Ucraina, Turchia, Balcani, Italia, giusto per darsi un'idea. E vorrei partire, come dire, dalla profondità strategica di Davutoğlu, che per un certo periodo è stato un po' come il libretto rosso di Mao, no? Molto citato e poco conosciuto. In realtà, nella, come dire, nella percezione mondiale, per molto tempo il concetto di profondità strategica più conosciuto era quello israeliano o quello pakistano, abbastanza curioso da vedere. L'unica lingua che mi pare, in cui per ora mi pare questo libro sia stato tradotto di 1000 pagine, è il greco. Lo trovo francamente sorprendente dal punto di vista del resto dei paesi occidentali. È una mancanza di visione grave, tutti si sono accontentati di un articolo in inglese. Allora io adesso non voglio andare punto per punto, vorrei solo attirare la vostra attenzione sul fatto che il concetto di rete di Davutoğlu e quindi del governo Erdogan è stato basato sulla rete delle culture islamiche. Cioè, là dove Kemal Atatürk aveva impostato una laicità di Stato per dare un taglio netto con l'impero ottomano, Davutoğlu recupera invece questo concetto di civiltà islamica. Perché? Perché deve riaprire delle strade di possibilità politica, degli spazi di agibilità, diremmo noi. E anche, e questo è un concetto molto italiano, ma che vi spiega bene che cosa hanno fatto i turchi, un concetto di trasversalità della Turchia in un mondo che però è arabo o comunque non turco. Questa cultura permette un'apertura multidirezionale, promette anzi direi, e una profondità strategica che va al di là del dato anatolico della Turchia. E questo significa anche che non si aspetta più l'Unione Europea. E qui, come dire, i principali stati dell'Unione Europea, non l'Europa in genere, perché quando l'Europa non funziona significa che 4 o 5 stati europei non si sono messi d'accordo o non hanno capito il tema. È bene capirlo, insomma. L'Europa è il risultato di quei 4 o 5 stati che quindi hanno, come dire, la maggiore responsabilità. Italia, Germania, Francia, Regno Unito, aggiungiamo la Spagna, la Polonia, la Svezia, abbiamo completato, come dire, il quadro dei veri responsabili. Certamente questa apertura, che è stata poi chiamata neo-ottomana, è in una tendenza post-nazionale. Cioè lo Stato-nazione, come noi abbiamo imparato sui sussidiari, è in crisi dappertutto. E questa dottrina è un'altra delle sfaccettature che lo dimostra. Questo vi dà un'idea, no, della Turchia, dov'è, diciamo, no, dal punto di vista molto fisico, che ha avuto già un precedente. La conquista araba del Mediterraneo, dopo, diciamo, l'impero di Alessandro e dopo un pezzo di conquiste mesopotamiche dei Romani, ha creato una saldatura tra l'Oceano Indiano e il Mediterraneo. Quello che oggi si può chiamare Cindoterraneo, per il flusso di merci, capitali, persone e beni che passano dallo stretto di Suez e che partono dalla Cina, dall'India, dal Golfo, dall'Africa, e ancora oggi per larga parte arrivano a Gioia Tauro.
a questo spazio che vedete in quel rettangolo grande, che quindi va oltre il piccolo ovale del Mediterraneo, si sovrappone, come dire, uno spazio più interessante per l'area di influenza turca. Questa è una carta che, insomma, voi conoscete bene. Questo è un'idea del commercio di Ankara nel 2008 e questa è un'idea del commercio nel 2013. Come vedete, una serie di paesi europei, incluso per esempio la Federazione Russa, hanno delle poste estremamente importanti per Ankara. Questa è l'interpretazione tradizionale, diciamo, della turcosfera, no? Per capire un attimo, no? Quali mappe mentali i decisori si fanno. Questa potrebbe essere una nuova idea della turcosfera nel 2050, sono chiaramente, come dire, proiezioni, ma è importante capire come la gente vede il futuro. Queste sono visioni particolarmente estreme della turcosfera, come vedete l'impero ottomano viene proprio, come dire. Però sottolineo, queste sono cose che non hanno una validazione politica, hanno una validazione immaginifica, è importante capirlo, nessuno, come dire, al Ministero degli Esteri, al governo turco, nemmeno, come dire, in momenti di particolare euforia si sogna roba del genere. Questa però in verde, come vedete, è un colore classico, è la proiezione invece geopolitica dell'Umma. Ora, la proiezione della fede islamica è frammentata esattamente come quella della fede cristiana, che peraltro è più numerosa. Non possiamo immaginarci un monolite islamico all'assalto dell'Occidente. È una delle grandi sciocchezze della guerra, come dire, lo scontro di civilizzazioni, ma questo ha naturalmente un riflesso immediato sulla politica. Siamo in uno stadio assolutamente premachiavellico da questo punto di vista. Del resto, il Papa per millenni ha fatto esattamente la stessa cosa. Ecco, una delle carte che sono state meno capite della politica di Erdogan è stata l'Organizzazione per le Conferenze Islamiche, oggi per la Cooperazione Islamica. Dietro la crisi delle vignette islamiche, che il mio collega germano Dottori ha analizzato molto bene all'epoca, infatti non è un caso che lui, come dire, stia lavorando all'Osservatorio di Scenari Strategici e di Sicurezza di Nomisma, c'è la capacità di fare rete attraverso questa piattaforma poco conosciuta, in realtà molto sottovalutata dalle diplomazie europee e americane. Il blu è uno stato escluso perché, come voi sapete, in India, e non sappiamo se Narendra Modi cambierà, come dire, l'equazione politica, i problemi tra indù e musulmani sono piuttosto acuti di tanto in tanto. Gli stati rossi sono gli stati osservatori, quindi voi capite che c'è una platea abbastanza, come dire, non banale per la Turchia. E l'OIC è anche molto inclusiva. Come vedete, no, raggruppa tutta una serie di subentità, no, più limitate. Naturalmente non è nulla di solidissimo, però il fatto che sia passata da organizzazione per le conferenze a organizzazione per la cooperazione vi dà, come dire, l'idea che sotto c'è anche del business economico. Infatti questo lo potete vedere per esempio con una impresa che si chiama Fajr, che è basata a Dubai, ma che, come vedete, nell'ambito di questa sfera ha poi degli interessi primari, non a caso, con paesi come l'Arabia Saudita, gli Emirati, l'Indonesia, il Borneo, il Sarawak e la Turchia. Quindi capite che questo è un sistema di relazioni di rete che può essere molto efficace se uno, come dire, lo sa usare. E in effetti il periodo di seduzione della cosiddetta politica neo-ottomano coincide esattamente con questo. L'altro, come dire, no, convitato di pietra delle diplomazie dell'area è la Shanghai Cooperation Organization, la SCO, che è nata, come dire, come collegamento russo-cinese in funzione chiaramente anti-americana per l'arrivo, come dire, abbastanza rapido nell'Asia centrale, ma poi è diventata una piattaforma molto più ampia. Ecco, se voi vedete, come dire, la disillusione turca nell'entrare in Europa, la crisi dell'Europa attuale,
la battuta d'arresto brutale che la politica cosiddetta neo-ottomana ha avuto con le rivoluzioni arabe, voi capite che la Turchia può avere più di una tentazione di andarsene da un'altra parte. Peraltro un celebre discorso di Erdogan a Berlino faceva capire chiaramente che i turchi si erano stufati di aspettare degli partner europei molto reticenti. Vi avevo fatto vedere le narcomafie mondiali, è bene ricordarsi che c'è anche una via non più della seta che interessa tutta una serie di paesi. Guardate che mentre i nostri politici stanno a fare, come dire, una grande scena per un numero ridotto di immigranti illegali a Lampedusa, il vero punto di entrata massiccio, con molti più morti, dell'immigrazione illegale è nel confine greco-turco. Quindi abbiamo, come dire, un problema molteplice. La crisi della miniera chiaramente vi fa vedere tutta una serie di, no, sottotesti e sottotoni della capacità politica di questo governo che non possono essere, come dire, scontati. Questa è una vecchia vignetta che faceva vedere la difficoltà di Erdogan a entrare in Europa. Io l'ho un attimo modificata perché l'Europa non è più un obiettivo. Ma certo Erdogan vuole far volare la Turchia, questo è ovvio, a modo suo. Ma c'è una serie di cose irrisolte. Questo è l'ultima slide che mi permetto di farvi vedere. Uno, l'autoritarismo. Cioè, il periodo, diciamo, classico della Repubblica Turca è stato un periodo con 4 colpi di Stato. Non mi pare proprio banale. Il clientelismo e le posizioni di rendita economiche grazie alle connessioni governative. La corruzione, quello che chiamerei un cesaropapismo decentrato, cioè un collegamento stretto tra potere politico e religione, ma in modo più reticolare. La tradizione è naturalmente quella del cesaropapismo bizantino, perché la storia poi ha, no, delle tendenze lunghe, e poi c'è stata questa parentesi del cesarolaicismo repubblicano. La questione curda, che è una delle più contraddittorie tra interno ed estero, tra pacificazione ed energia dalla regione del Kurdistan settentrionale, il familismo e quindi una serie di correnti sotterranee, la Meromixis è quel fenomeno idrologico dove un lago ha dell'acqua da fuori o anche un mare interno come il Mar Nero, ma con scarso apporto di ossigeno perché c'è poca mescolanza, c'è poco ricambio e quindi c'è un paese in debito di ossigeno. Non vorrei dirvi che stavo parlando dell'Italia, infatti non ne parlo, però come vedete noi da italiani non siamo proprio talmente impreparati a capire i problemi del nostro vicino turco. Vi ringrazio e passo la parola ai miei colleghi. Grazie ad Alessandro Politi anche per la profondità concettuale della sua esposizione. Direi che sicuramente Erdogan ha capito l'importanza delle reti internazionali e strategiche e forse ha capito anche l'importanza e il pericolo da parte sua delle reti sociali, e non è un caso che voglia tassare Facebook e Google e abbia chiuso in Turchia YouTube e Twitter. Ma di questo avremo modo di parlare anche nel secondo giro o alle vostre eventuali domande. Io lascio a questo punto la parola a Germano Dottori, che è un esperto di questioni militari e legate alla sicurezza, è docente di International Studies all'In Campus University of Malta a Roma, è titolare della cattedra di sicurezza internazionale, è professore alla Luis Guido Carli a Roma di studi strategici, ha svolto anche lezioni dedicate al quadro internazionale e gli interessi nazionali italiani nell'ambito del Master di Intelligence e di Sicurezza sempre alla Link Campus. È stato inoltre consulente della Commissione Affari Esteri del Senato della Repubblica fino al 2006. È stato anche ricercatore
presso il Centro Militare di Studi Strategici a Roma e presso l'Ufficio Affari Militari del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica. Anche Dottori ha un'intensa attività pubblicistica, interviene molto alla radio, a Radio 3, sulla Radio Svizzera Italiana, a Radio News 24. Voglio ricordare tra le sue pubblicazioni La NATO dopo l'11 settembre, Europa e Stati Uniti nell'epoca del terrorismo globale, con prefazione del generale Carlo Jean, e poi anche Un'intelligence per il XXI secolo, con prefazione del generale Giuseppe Cucchi. Io devo dire che ho avuto Germano Dottori di recente come editor di un saggio per Nomos and Chaos, e devo dire che è un editor molto demanding, molto, che richiede molto, e gli ho fatto anche un appunto dicendo che richiede più lui per la mia esperienza rispetto all'enciclopedia Treccani. Va bene, gli lascio volentieri la parola. Beh, grazie per la bella presentazione. Tra l'altro c'è stato tra noi uno scambio del testimone con Alessandro, nel senso che Alessandro Politi è stato storicamente il primo curatore di Nomos e Chaos, io gli sono succeduto, e quindi è un'impresa tra l'altro che ci lega, oltre a un'amicizia profonda che dura da molti anni. Intervenire per terzo in un dibattito di questa natura dà dei vantaggi e degli svantaggi. I vantaggi risiedono nel fatto che le persone che hanno parlato prima hanno lanciato una grande quantità di stimoli, di provocazioni, di punti che viene voglia di approfondire o comunque in qualche modo di, come dire, dibattere per certi versi. Lo svantaggio invece risiede nel fatto che è difficile aggiungere qualche cosa di più ed essere veramente originali. In questo esercizio, in questo gioco al margine, io proverò a proporvi alcune riflessioni, proiettando su di voi quelli che sono stati nel tempo gli elementi che mi hanno maggiormente sorpreso quando ho cominciato a studiare la Turchia. Allora, cominciamo intanto col dire chi sono i turchi. Noi italiani purtroppo studiamo la storia poco e male e la geografia quasi per niente. Nella nostra percezione e nella nostra cultura collettiva, i turchi entrano soprattutto attraverso il prisma della loro lotta con Venezia, più raramente attraverso il prisma del loro tentativo, in verità di grande successo, di penetrazione nei Balcani, culminato nell'assedio di Vienna. Ma al di là di questo, gli italiani dei turchi sanno poco o nulla. La Turchia rimane essenzialmente quell'area geografica sulla quale insiste uno Stato che occupa l'Anatolia. Per coloro che si sono formati o hanno vissuto nella Guerra Fredda, la Turchia è stata essenzialmente l'avamposto dell'Occidente, proteso da un lato verso il Medio Oriente e dall'altro bastione meridionale che fronteggiava l'Unione Sovietica. In realtà i turchi sono molto, ma molto di più. Sono uno dei tre grandi popoli che hanno fatto la storia dell'Eurasia, essendo gli altri due gli iraniani e gli slavi, che poi si sono in qualche modo aggregati come centro di potenza nell'impero russo. Se noi andiamo a leggere la storia di lunga durata, nel lungo periodo degli ultimi due millenni, noi che cosa scopriamo? Scopriamo che in realtà la grande migrazione dei turchi dalla loro terra originaria, che ha preso essenzialmente due rotte, una settentrionale e una meridionale, ad aver provocato indirettamente nel V secolo il crollo di Roma e nel XV il crollo di Costantinopoli. Il crollo di Roma è imputabile indirettamente al movimento dei turchi, perché sono stati i turchi che hanno generato l'effetto farfalla, se volete, spostandosi verso Occidente, hanno spinto le popolazioni che erano nel mezzo a premere sui confini dell'Impero Romano fino a determinare la calata dei Germani nelle nostre terre. Dall'altro lato, invece, la conquista, diciamo, è stata, se vogliamo, la migrazione armata è stata più progressiva, più diretta, e abbiamo avuto un assedio
ottomano turco che ha posto fine all'impero di Costantinopoli. Altra cosa che noi italiani non sappiamo, c'è un rapporto tra la conquista turca di Costantinopoli e la scoperta dell'America. Perché una delle prime cose che hanno fatto gli ottomani nel momento in cui hanno conquistato Costantinopoli è stata quella di chiudere la via della seta. Per cui gli europei, soprattutto gli europei atlantici, hanno cominciato a porsi il problema della navigazione oceanica per bypassare il blocco della via mediterranea e il blocco della via terrestre che conduceva verso l'India e verso la Cina. Risultato, dopo un periodo di sperimentazione, lunghe rotte di circumnavigazione dell'Africa, a un certo punto è arrivato l'innovatore, l'uomo di coraggio, un genovese, Colombo, che a un certo punto prova la via nuova per arrivare prima e incidentalmente non raggiunge l'Asia ma raggiunge le Americhe, dando vita all'inizio di quella che è stata chiamata da George Friedman l'era atlantica. Quindi guardate che ruolo che ha la Turchia nella storia dell'Eurasia e nella storia universale. È una cosa che noi non percepiamo, non ci viene insegnata. E conseguentemente falsa anche la nostra comprensione collettiva di ciò che si muove nella pancia profonda della cultura politica turca. Profondità strategica, cos'è? È un volume straordinario in cui Davutoğlu ci dice attenzione. Noi turchi siamo tutto questo. Sono state le circostanze determinate dal crollo dell'impero e soprattutto dalla dinamica della guerra fredda a costringerci artificiosamente entro limiti ristretti, quali sono quelli dell'Anatolia su cui c'è il nostro Stato moderno. Ma noi abbiamo una profondità che è ben superiore e che ci può permettere di muovere in più direzioni per restaurare almeno culturalmente, poi con quel gioco di reti che vi è stato descritto poco fa, anche l'influenza politica che viene dal nostro paese. Di qui anche la multivettorialità. L'Europa, in questo concetto di multivettorialità, è una delle direttrici. A mio avviso, in realtà, il progetto multivettoriale della politica estera perseguito da Davutoğlu è comunque di per sé incompatibile con l'idea dell'affiliazione e dell'integrazione completa della Turchia nell'Unione Europea. Ai turchi l'Europa serve, serve per avere la porta dei Balcani, perché se ne restano fuori cala una saracinesca che determina, come dire, una soluzione di continuità, taglia Ankara e Istanbul fuori dalla Bosnia, fuori dall'Albania. Se guardate la televisione nazionale turca potrete alle volte vedere i movimenti di Erdogan nei Balcani. Erdogan è un uomo che tiene comizi in Macedonia o in Albania quando ci va, in piazza, cioè non è che va soltanto nei palazzi. Ed è un uomo che è carismatico, attira molto interesse, molto consenso, è un leader. E lo abbiamo visto anche adesso che è sotto attacco, ci aspettavamo tutti che alle elezioni amministrative prendesse una mazzata micidiale e invece è uscito più forte di prima. E se uno ha avuto la fortuna o la voglia di vedere l'intervento pubblico con cui nella notte ad Ankara ha salutato i suoi sostenitori, in qualche caso avrà avuto il flash di memoria di scene che noi abbiamo visto negli anni 30, cioè una folla in delirio ma con un culto della personalità, diciamo che dalle nostre parti è oramai un lontano ricordo, ma con il quale comunque dobbiamo fare i conti. E questo lo dico perché, seconda osservazione, sarà più breve della precedente, è chiaro che la politica internazionale della Turchia fatta in questo modo ha generato delle resistenze. La Turchia vuol tornare potenza, si sente grande potenza.
E quando esce fuori un programma in un paese che tende alla sua trasformazione in una grande potenza, beh, non è che gli altri fanno posto a tavola e dicono benvenuto. Prima si fanno sorprendere, perché un grande cambiamento programmatico o di cultura politica di un'elite in qualche modo fatica a essere compreso inizialmente. Poi scattano le contromisure. Contromisure che sono scattate prima localmente e poi a livello globale, perché se c'è un dato fondamentale è che secondo me negli ultimi anni è cambiato l'atteggiamento degli Stati Uniti nei confronti della Turchia, nel senso che dopo un periodo piuttosto lungo in cui l'HPP e Erdogan sono stati considerati un modello da incoraggiare, la chiave, l'enzima per far entrare l'Occidente nell'Ummah, a un certo punto gli americani hanno compreso o hanno realizzato l'ampiezza di questo disegno di potenza che è stato concepito in Turchia e si sono mossi per contrastarlo. Io non voglio qui adottare alcuna teoria cospiratoria, tuttavia uno dei bersagli geopolitici del tapering americano, cioè del programma di riduzione della stimolazione monetaria che è stato varato sotto Bernanke e che sta tornando indietro, sta arretrando negli ultimi mesi con la prospettiva di cessare del tutto nel 2015, è proprio la Turchia. C'è un effetto diretto tra la riduzione della quantità dei dollari che vengono immessi in circolazione in questo momento e la crisi di approvvigionamento dei capitali che stanno sperimentando alcuni emergenti, tra virgolette, poco allineati. Erdogan comunque ha capito e si sente sotto attacco da parte americana. La sua polemica contro il network di Gulen che ha ospitato in Pennsylvania nasconde, secondo me, questa preoccupazione. E comunque il cambio di atteggiamento degli Stati Uniti è stato anche preparato da una letteratura. Penso sempre al libro I prossimi 100 anni di George Friedman di Stratford, che immagina una terza guerra mondiale combattuta dagli Stati Uniti contro un'alleanza composta da giapponesi e turchi. Vi risparmio il ragionamento, che peraltro è affascinante, il ragionamento che ha spinto Friedman a ipotizzare questo tipo di alleanza fra queste due potenze agli estremi opposti dell'Asia. Però è rivelatore, secondo me, del fatto che all'interno degli Stati Uniti il cambio di atteggiamento nei confronti della Turchia è un fatto molto concreto. L'ultima riflessione è quasi un quesito. Come si sta riposizionando Erdogan? Ho notato da un lato il tentativo di compensare con un'accentuazione della spinta islamista interna il fallimento riportato all'esterno. Però noto anche una ricerca di interlocuzione con altri soggetti. Secondo me, ma questo è un mio, è un quesito, è un dubbio sul quale poi vorrei anche avere un feedback, la recente apertura che Erdogan ha fatto nei confronti del riconoscimento del genocidio degli armeni è un gesto distensivo nei confronti dei russi, per quanto turchi e russi siano competitori e rivali geopolitici in una prospettiva di lungo termine. Io sospetto che la politica estera della Turchia ci riserverà ancora parecchie sorprese. E con questo, diciamo, avrei concluso il mio primo giro. Ancora profondità, grazie Germano Dottori, che ci ha illustrato alcune cose direi molto rilevanti. Intanto la nostra ignoranza, almeno, ahimè, spesso su chi sono esattamente i turchi e quant'è l'importanza anche storica, anche attuale, probabilmente futura, ma su questo possiamo ancora discutere, della Turchia e il fatto che la Turchia ha sicuramente un grande ruolo nella storia. Sono contento che dottori abbia anche rilevato
nonostante i miei appunti iniziali, il fatto che Erdogan è sicuramente un grande leader politico, un uomo con un grande fiuto che sa parlare alla pancia della gente, un grande oratore che di fatti riesce a ottenere quasi la metà dei voti, benché siano per la maggior parte anatolici, diciamo, geograficamente parlando. Sono dubbioso personalmente, ma vorrei sentire anche su questo l'opinione di Murat Belghe, sulla questione dell'apertura e il riconoscimento agli armeni. È stata una mossa, secondo me, quella di Erdogan, che non si è affatto scusato, come molti hanno detto, ma semplicemente ha fatto le condoglianze agli armeni. Quindi un primo passo. Poi naturalmente tutto questo può avere una rilevanza nei confronti di Mosca, ma magari sentiamo anche l'esperto su questo. Io vorrei fare un brevissimo secondo round, davvero molto breve, per poi lasciare eventualmente, se c'è una o due domande da parte vostra, e vorrei chiedere a Murat Belghe se intanto vuole continuare il suo ragionamento pur brevemente, ma chiedergli anche, visto la questione dell'impero che lui ha toccato, se dove andrà la Turchia, nel senso che se l'ottomanesimo di Davutoğlu si blocca e anche l'ingresso della Turchia, lo vediamo dai negoziati che sono fermi, non andrà avanti, qual è l'ipotesi? Prima Alessandro Politi accennava a questa ipotesi interessante della SCO, cioè il disegno di andare verso la cooperazione di Shanghai, quindi avere una Turchia che si allea con la Russia e con la Cina. Che cosa ne pensa Murat Belghe? My opinion is that Turkey should be within the EU. La mia opinione è che la Turchia dovrebbe entrare nell'Unione Europea. Maybe not so much be there physically, but be there spiritually, share the values of the EU. Magari non essere proprio parte dell'Unione Europea fisicamente, ma soprattutto spiritualmente, ossia condividerne i valori. I mean, like Switzerland is not part of the EU, but this is no problem for either Europe or Switzerland. Come ad esempio il caso della Svizzera, che non fa parte dell'Unione Europea, ma questo non crea problemi né alla Svizzera né all'Unione Europea. I mean, this is my opinion, but I think this is shared by a majority in Turkey. Questa è la mia opinione, ma ritengo che sia condivisa dalla maggioranza in Turchia. For a variety of reasons, the majority has always been pro-Europe in Turkey. Per una varietà di ragioni, la maggioranza della popolazione è sempre stata a favore dell'Europa in Turchia. For the majority, probably for economic reasons, they believe that being part of Europe we will get richer. Probabilmente per motivi economici, perché pensano che potranno diventare più ricchi. For people, the intellectuals, for instance, it is important for political reasons, democracy. Per gli intellettuali invece è importante per motivi politici, per la democrazia. But of course there are movements, intellectual movements or political movements who do not share this perspective. Ma naturalmente ci sono anche dei movimenti intellettuali, politici, che non condividono questa prospettiva. But it is significant that even the fascist party I mentioned and the Islamist party the AKP, Erdogan's party, was very much pro-Europe in the beginning. Ma è significativo il fatto che anche il partito fascista, il partito islamista, inizialmente erano a favore dell'Europa. I think this corresponds to a social development in Turkey. Questo corrisponde a uno sviluppo sociale in Turchia.
In the beginning of the 20th century, when we became the Turkish Republic, etc. All'inizio del XX secolo, quando siamo diventati una repubblica, there was no bourgeoisie that you could call national. Non c'era una borghesia, se così si può definire, nazionale. And this is the main reason for Armenian genocide, and then later on the population exchange with the Greeks, etc. E questo può spiegare questo genocidio degli armeni e anche i rapporti con di popolazioni di superare delle barriere con la Grecia. You might say we established a Soviet state in order to establish capitalism. Forse si può dire abbiamo cercato di istituire uno stato per creare il capitalismo. And there had to be a monopolistic approach, a state chosen. Doveva esserci un approccio monopolistico determinato dallo Stato. Bourgeoisie, to create a Turkish bourgeoisie. Quindi di uno Stato borghese per creare una borghesia turca. And of course these people were in the big cities, starting with Istanbul, etc. They're still there. Rich people like Koç, Sabancı, etc. The sort of monopolistic bourgeoisie. Quindi una borghesia monopolistica che esiste già da un po' di tempo. But in the meantime, throughout all these years, capitalism spread, and now we have a new bourgeoisie as well. Ma nel corso di questi anni si è diffuso il capitalismo e quindi adesso abbiamo anche una nuova borghesia. In lots of Anatolian towns, which used to be very provincial until quite recently, now we have a strong capitalism, booming capitalism. Adesso anche nelle zone dell'Anatolia, anche quelle più esterne, adesso abbiamo un boom del capitalismo. And these people, since the customs union of Turkey and the EU, are doing most of their trade with European countries. E queste persone hanno la maggior parte dei rapporti commerciali con paesi europei. In many ways they are conservative people. Sono conservatori da molti punti di vista. Quite nationalistic. Sono nazionalisti. But they would like to continue with Europe and they would want to be part of Europe. Ma vogliono continuare con l'Europa e vogliono essere parte dell'Europa. That's why an Islamist party like the AKP or the National Action Party, etc., had this favorable attitude towards the EU. Ed è per questo motivo che il partito HIP e anche quello d'Azione Nazionale hanno questo atteggiamento favorevole nei confronti dell'Europa. So I think, since this is an authentic clause, I think the EU-Turkey relationship is relevant for the future as well. Quindi penso, dato che questa è una classe pratica, abbiamo un aspetto pratico qui, penso che questi rapporti con l'Unione Europea continueranno. I'll just say a few more words about the present state, what I think about the present state. Per quanto riguarda lo stato attuale, a very short summary. Turkey started with a small elite intelligentsia with the Republic. Quindi la Turchia, tanto per darvi un breve riassunto, abbiamo iniziato con questa Repubblica costituita da una piccola intelligentsia. The process you might call either westernization or modernization. Che si può chiamare occidentalizzazione o modernizzazione. It was this little milieu of westernized intellectuals who, di questi intellettuali che erano occidentalizzati. So the project had to be jacobinist from the beginning. Quindi l'approccio doveva essere giacobinista.
It was a rule of the minority. Era quindi una il governo di una minoranza. A minority which believed it was enlightened. Una minoranza che si sentiva illuminata. And had the right answers to all the problems. E che aveva le giuste risposte a tutti i problemi. Kemal Atatürk is a typical example of this attitude. E questo è appunto un esempio di questo atteggiamento. Now after about 90 odd years of republic, e dopo circa 90 anni di repubblica, without really digesting democratic values and principles, senza digerire veramente i valori democratici, we are now making a transition into a majoritarian kind of government. Stiamo andando verso un governo maggioritario. Our democracy in Italy is known as transformismo. La nostra democrazia è considerata transformismo, è chiamata così in Italia. And now Erdogan is a typical example of this political leader who gets the votes from the people. He poses as the representative of the people, etc. E questo è il tipico esempio di Erdogan che appunto ottiene i voti da questa popolazione. So instead of the Jacobin dictatorship, we are now having a plebiscitarian dictatorship. Adesso abbiamo invece una dittatura più plebiscitaria. And the question is to get rid of both and march towards democracy. E il punto adesso è di eliminare entrambi, sia quella giacobita sia quella plebiscitaria, e andare verso la democrazia. Yeah, that's how I see e questo è come io vedo la questione. Murat Belghè ha pronunciato una parola proibita, genocidio armeno. Sarebbe interessante sviluppare. Lo lasciamo magari in fondo. Proseguiamo intanto. Proseguiamo. Va bene, prego, prego. Sì, perché no? Perché no, può essere interessante. Well, although Erdogan looks very strong still after the last elections, etc., I think he is a man with his back to the wall. Anche se Erdogan adesso sembra forte dopo queste elezioni, io in realtà penso che sia un uomo che è messo contro il muro. He is fighting and all that, but he's not standing on firm ground. Sta lottando, ma penso che non abbia i piedi, diciamo, ben per terra, fissi per terra. So his action is not consistent. Quindi la sua azione non è coerente. Having assumed a dictatorial position on many questions, avendo assunto una posizione dittatoriale su molti problemi, he suddenly comes out with this statement about Armenians. E poi improvvisamente parla, ha rilasciato questa dichiarazione sugli armeni. If you look at the Armenian question in itself, this is nothing. Se si guarda la questione armena di per sé stessa, questo non vuol dire niente. Because he's not accepting the genocide or anything, he just says he is sorry that people died. Perché non accetta il genocidio o altro, semplicemente accetta il fatto che sono morte delle persone. But when you compare this to what other politicians in Turkey do, ma se si paragona questo a quello che fanno altri politici in Turchia, then this is an important step. Allora questo è un passo importante. No, nobody did that before. Nessuno l'ha mai fatto prima. And it will be a contribution to a more general acceptance of what happened. E sarà un contributo più generale di quello che è successo. Yeah. Abbiamo pochi minuti perché inizia poi l'altro panel di fine mattinata, ma vorrei chiedere un paio di cose ai nostri altri due relatori e a Alessandro Politi, vista anche la spiegazione cartografica che ci ha fatto molto interessante delle proiezioni della Turchia
fra 50 anni, vorrei chiedere quanto possono essere realistiche queste proiezioni della turcosfera. Beh, quelle, fra, dire, quelle più estreme lasciamole perdere subito. In politica bisogna avere degli obiettivi di lungo termine e non è il lungo termine di 2 settimane dei nostri decisori italiani, tanto aziendali quanto politici, però poi bisogna guardare anche come arrivare a lungo termine passo passo, sapendo che è come navigare in una canoa in un fiume molto turbolento, ecco, questo bisogna capirlo. Allora, l'esigenza immediata per Erdogan è uscire da una tenaglia di crisi che in realtà parte dal Marocco, anche se però il Marocco è molto tranquillo, copre tutto quanto il Nord Africa, gira intorno al Levante e arriva in Crimea. La Turchia è presa tra la crisi di Crimea, la crisi ucraina e la crisi siriana. In mezzo c'è un'altra crisi che è ancora latente ed è la crisi dell'indipendenza del Kurdistan iracheno. Una delle cose che, su cui i curdi battono molto è questa capacità di essere l'Iraq uno Stato federale. E per ora Baghdad, tutta questa sensibilità, che pure aveva un vecchio dittatore iracheno come Qassem, che aveva proclamato l'arabo e il curdo come le due lingue nazionali, non si vede ancora. Se poi aggiungiamo quello che è il Caucaso e quello che è il disastro per ora dell'Unione Europea, o meglio degli Stati europei, la Turchia, come dire, può benissimo avere il complesso di Sèvres, di essere accerchiata non da dei nemici, ma sicuramente da una serie di vuoti. Questi vuoti riguardano anche due grandi partner, diciamo passati o comunque attuali, come Israele e gli Stati Uniti. Ecco. Come l'Italia, la Turchia ha perso una serie di punti di riferimento vecchi e nuovi. E questo è il primo problema concreto. Poi c'è la costruzione, come dire, dopo lo scacco che hanno avuto i fratelli musulmani in una serie di rivoluzioni arabe, di una nuova politica, diciamo, tra il Golfo e il Levante. Ma questo è completamente per aria, dato lo sviluppo della crisi siriana, che per ora è una lenta mattanza dell'opposizione da parte del governo, con l'assoluta inerzia, come dire, di tutte le grandi potenze, tranne alcune potenze del Golfo che continuano a mandare armi, predicatori, combattenti per cercare di cambiare le carte in tavola. In realtà la Siria è una posta molto secondaria, la posta principale è l'Iran e della pace tra Stati Uniti e Iran. Il resto è, come dire, ahimè si muore, però non è così importante. Vedo Germano Dottore che ha preso molti appunti, le chiederei di essere sintetico, altrimenti ho una domanda in serbo, ma se vuole andare per conto suo molto volentieri. E così chiudiamo. Molto semplicemente, quello che è veramente importante notare al margine è che quello che è cambiato in profondità negli ultimi anni è proprio l'approccio degli Stati Uniti, non solo alla politica internazionale, ma nel caso specifico alla regione mediterranea e medio orientale. Gli americani non cercano dei grandi campioni regionali da sostenere, cercano delle situazioni di equilibrio da garantire, rimanendo all'esterno con il minimo investimento possibile. Ecco perché in qualche modo Erdogan deve un po' tornare nella scatola, soltanto che il genio è uscito dalla lampada e non è così facile farcelo rientrare. Sono d'accordo con Alessandro poi circa il fatto che in questo momento il focus principale della politica estera americana è la riconciliazione con l'Iran, perché è un game changer. Non è solo la condizione che permette agli americani di ridurre la propria esposizione in Medio Oriente, ma è anche la condizione per riempire di gas i tubi che in questo momento del Nabucco sono sostanzialmente vuoti. E a quel punto, una volta riconciliata Teheran con Washington, veramente diventa possibile un'azione a fondo per marginalizzare e distruggere la Russia. Quindi non c'è da stupirsi rispetto a tutto questo che Putin punti i piedi
e cerchi di difendersi al massimo in Ucraina, dove si è materializzata una nuova spinta ostile agli interessi nazionali della Russia. L'ultima cosa, proprio veramente al margine, c'è una cosa piuttosto interessante che è accaduta negli anni di Erdogan dal punto di vista della politica estera della Turchia, la dimensione africana, che è una dimensione che va al di là della prospettiva neo-ottomana e anche al di là della prospettiva turanica, se vogliamo. Se noi consideriamo in particolare il fatto che la prima ambasciata a essere stata riaperta a Mogadiscio non è stata quella italiana o quella inglese, è stata quella turca, noi capiamo l'ampiezza del disegno che ha preso corpo in quel paese, un paese che dobbiamo assolutamente rispettare. L'ultimissima cosa, come persona che ama l'arte e la cultura, sono molto preoccupato di leggere delle intenzioni che stanno affiorando di riportare allo status di moschea Santa Sofia, che è stata appena, diciamo, ripulita dalle ultime incrostazioni messe per coprire i mosaici lasciati dai bizantini. Io credo che se in Turchia viene fatta una mossa del genere, Erdogan si metterà sullo stesso sentiero dei Taliban che hanno bombardato Bamiyan. Sarà un crimine maggiore che lo metterà veramente al margine della comunità internazionale. E mi auguro veramente che si riesca in qualche modo, anche con un'azione importante di moral suasion da parte di tutto il mondo, a prevenire una cosa di questo tipo. Hagia Sophia è a Istanbul, ma in realtà è una cosa che appartiene a ogni persona colta di questo pianeta. Grazie, davvero credo che il quadro sia sufficientemente completo, pieno di argomenti, pieno di temi interessanti. Avremo anche in futuro modo di parlarne qui a Palazzo Ducale. Grazie a voi, mi scuso per non avervi dato la parola, ma i nostri relatori sono sicuramente avvicinabili se avete domande. Arrivederci.